Ho inseguito un sogno in cui ho creduto solo io ed è stato meraviglioso. Ringrazio ogni pugile che ha incrociato i suoi guantoni con i miei, perché mi ha reso un uomo libero. Ringrazio ogni round, ogni pugno preso e schivato, perché ho capito che l'uomo è uno solo. Non ci sono razze inferiori o superiori e non ci sono muri che l'amore e la conoscenza non tirano giù. Ciò che ci distingue l'uno dall'altro è il valore con cui affrontiamo il nostro match. Ogni volta che siamo all'angolo, ogni volta che prendiamo un pugno, ogni volta che la vita vuole metterci KO, piantiamo i piedi a terra, alziamo la guardia e costruiamo la nostra rinascita. Bravissimo Patrizio, veramente sono molto felice che tu sia con noi, mano, perché sappiamo gomiti. Rispettiamo le regole, facciamo un inchino. Eccoci un inchino qua a te, che è anche un inchino alla tua storia. Questo monologo fa parte di uno spettacolo. Sì, è il monologo finale del mio spettacolo Patrizio versus Oliva, scritto da Fabio Rocco Oliva, con Rossella Pugliese, la regia di Alfonso Postiglione e le musiche di Stefano Gargiulo. E c'è tuo fratello? Sì, c'è mio fratello in questa storia. Chi era tuo fratello? Mio fratello Ciro è stato il mio faro, colui con il quale è stato quello che mi ha dato le motivazioni poi per fare quella carriera straordinaria da pugile e che ancora oggi mi guida. Ciro aveva 15 anni e mezzo quando morì per un tumore. Tu ne avevi 11? Io ne avevo 12, sì. Vedevi tuo fratello come un micio? Cioè, che rapporto avevi con tuo fratello? Stavamo sempre insieme, giocavamo nel quartiere a pallone. Lui era un fenomeno a giocare a pallone. Doveva fare addirittura un provino per il Napoli, i dirigenti lo videro giocare e dissero quello che dissero a me nella box: ma da quale pianeta viene questo ragazzino? Però poi, dopo neanche un paio di settimane, si scoprì questo dolore alla gamba. Mio padre lo portò a fare le radiografie, dalle radiografie immediatamente in ospedale, dall'ospedale immediatamente all'amputazione di una gamba. E da lì c'è stata la distruzione totale nella mia famiglia. Mia madre che si è assentata per 30 anni, che non abbiamo più visto. Mio padre ci lasciò, diventò il più grande ubriacone che abbia mai visto in vita mia, perché non riusciva a sopportare il dolore del figlio. Procediamo madre per ordine, perché io voglio restare un attimo a Ciro. E voi peraltro famiglia Poggio Reale, 5 maschi e 2 femmine. Sì. Famiglia con un vissuto anche complicato. Ciro ti lascia e tu però gli fai una promessa. Sì, sul letto di morte io gli promisi che tutto ciò che avevo fatto nella mia carriera, tranquillo, dai, l'avrei dedicato a lui. È molto bello sapere che Ciro ancora parla di Ciro dopo tanti anni. No, è sempre presente nella mia vita. Io quotidianamente sono in rapporto. Ci parli? Sì, sono 50 anni che ci parlo ancora. E sono sicuro che Ciro ti ascolta. Sì. Allora, Ciro se ne va, tu rimani in questa famiglia complicata. Peraltro sì, Papà, tu mi dici, era diventato il più grande ubriacone, anche violento. Sì, papà scagliava la sua violenza su mia madre. E tu assistevi alla violenza tra loro due? Assistevo alla violenza, io sono vissuto con gli incubi, soprattutto di notte, quando più volte tentava proprio di fare del male a mia mamma. E capitava a volte pure che si muovevano solo nel letto e io saltavo dalla paura, dicevo, ecco, si ricomincia. Ed era veramente un martirio quasi ogni notte. Peraltro papà aveva avuto anche lui un trauma fortissimo. Sì, mio padre... Le catene del dolore... Sì, sono... No, bisogna spezzarle, arrivi ad un punto in cui c'è una generazione, sì, che riesce ad avere la forza di rompere, sì, quella catena, perché tuo papà aveva visto il padre morire. Sì. Combatti con i mostri della tua vita. Mio padre era in braccio a suo padre quando fu assassinato con una fucilata alle spalle. Tuo nonno? Mio nonno, sì, ma non per cose di mafia, proprio problemi di famiglia. E poi ha fatto la guerra in Grecia come partigiano, pensate, fu messo anche davanti al plotone di esecuzione, si è salvato per
per miracolo sotto i cadaveri dei suoi compagni. Te lo Quindi ha avuto anche lui una vita molto, molto difficile. Ti raccontava questa cosa del protone di esecuzione? Io mi chiedo spesso cosa passi nella testa. Dostoevskij ha scritto le pagine bellissime, ma che ti diceva di questo? Mio padre si è salvato perché proprio è svenuto nel momento in cui stavano per sparare, per la paura, credo. E si è risvegliato sotto i morti, sotto gli amici suoi che erano stati fucilati insieme. Quindi lui è svenuto o non è stato colpito dalle pallottole? Sì, è svenuto proprio mentre stavano per partire i colpi, sì. E si è salvato. Quindi vuol dire che Dio non lo voleva ancora. E Dio voleva te. E poi ha fatto anche lui una vita molto difficile, perché dall'entroterra della Calabria, sia lui che mia madre, si trasferirono a Napoli, una vita di stenti. La fame nera, tu dici. Le macerie della vita, io dico sempre che provengo dalle macerie della vita. Però devo dire che, nonostante tutte queste macerie, io ho saputo costruire la mia carriera. Ho cercato sempre di farmi scivolare da addosso tutte quelle problematiche. Ecco, mi dici una cosa, come fa un ragazzo che ha questo vissuto familiare, con una tragedia così importante di un fratello che tu amavi moltissimo, che ti lascia quando sei poco più che un bambino, anzi un bambino, neanche un adolescente, dove hai trovato la forza di rialzarti? Ma io credo, prima di tutto, è stata la mia grande passione per questo sport, perché io, quando mio fratello Mario, che prima di me faceva il pugile, mi portò in palestra, e io fui proprio affascinato dal gesto motorio che facevano i pugili. E mi ero sempre ripromesso dentro di me che quel gesto io lo volevo rendere quanto più elegante possibile, e questo è stato proprio quello che mi ha contraddistinto poi sul ring. Io sono stato sempre un pugile elegante, per questo sono stato poi soprannominato lo Sparviero, perché lo Sparviero è un rapace esile, elegante. Ed è anche bello che si associasse la parola elegante a chi invece aveva vissuto in una famiglia così umile, così fragile, no? Era stato il tuo primo riscatto, io forse. Io credo che questi valori ce li abbiamo dentro, sono insiti in noi, o ce l'hai o non ce l'hai, non li puoi imparare. Che valori ti hanno dato i tuoi genitori, nonostante tutto il dolore e le sofferenze? Ma guarda, i miei genitori, nonostante tutto, mi hanno insegnato prima di tutto la dignità. Che la dignità non ha prezzo, che la vita mia doveva essere nelle mie mani e non quella degli altri, perché io pure venivo affiancato in un quartiere comunque piccante come quello di Poggioreale, venivo affiancato spesso dalla criminalità che mi invitavano a entrare nel loro mondo. Ma io, entrare, no? Con questa educazione, sì, potevi sarebbe cadere, perché comunque un video, sì, no? La vita è così. Le offerte erano grosse, quindi, però io ho avuto la fortuna che i miei genitori mi hanno insegnato che la vita mia doveva stare nelle mie mani. E quindi ho perseguito la strada della legalità. Io ho capito che, perseguendo la strada della legalità, si sceglie la libertà. Ed è quello che io dico sempre ai ragazzi quando vado nei carceri minorili o ai ragazzi della mia palestra. La legalità è importante nella nostra vita. E poi arrivano quelle Olimpiadi 1980. 1980, sì. Eccola, la vediamo. Quelle furono delle Olimpiadi belle. Ora vediamo la clip e poi ne parliamo. Okay. Sul ring per l'ultima ripresa, Patrizio Oliva e il russo-sovietico Konak Bayev. Senza dubbio per Oliva è un impegno molto importante. Ecco gli ultimi 13 secondi dell'incontro che vede Oliva concludere vittoriosamente il suo sforzo nel torneo di pugilato. Ed ecco l'annuncio ufficiale della vittoria di Oliva. Patrizio Oliva, Italia. È stato questo il momento più bello della tua vita? Sì, sicuramente nella mia carriera dilettantistica quello è stato il momento più bello. Poi quella professionistica, chiaramente il titolo mondiale. Ma quella fu una grande Olimpiade, perché io quell'avversario un anno prima l'avevo battuto nettamente ai campionati d'Europa, in finale ai campionati d'Europa, ma una giuria ignominiosa mi diede una sconfitta immeritata. Ci fu il putiferio nel palazzetto dello sport, non accettarono quell'ignominia che avevo subito. E ancora una volta tu non ti sei lasciato abbattere. Pensa che l'inno sovietico non si sentì dai fischi. Però io non mi sono pianto addosso, ecco. Uno poteva dire adesso, se mi hanno dato la sconfitta in campo neutro, figuriamoci a casa sua per la finale olimpica, ma quando mi fanno vincere? E io invece non mi sono pianto addosso, ho detto no, stasera si mette sul piatto tutto quello che abbiamo, ma io ho qualcosa in più, io dissi, io sono qualcosa in più. Cosa avevi in più? Io avevo che dovevo far risorgere la vita di mio fratello e dei miei contoni.
e non poteva avere una motivazione più grande della mia. E come infatti quella sera sul ring non ha vinto il più bravo, ecco, perché noi eravamo due grossi campioni, entrambi lo stesso tipo di pugilato, due longilini, però quella sera veramente si doveva dimostrare chi voleva, aveva più voglia di vincere, chi aveva più motivazioni. E devo dire che fui premiato anche dal popolo russo, perché applaudì quella mia vittoria. Ti vediamo a 17 anni adesso in una delle prime interviste che rilasciavi, peraltro è arrivato alla regia il tempo di prepararla, eri arrivato anche alle Olimpiadi con una sconfitta precedente ai campionati italiani. Con lo stesso, campionati italiani fu il mio primo titolo italiano. Pensa, io da bambino sono stato un talento subito, quindi già nel mondo della boxe già si parlava di questo ragazzino che cresceva. Pensa a te quanto eri contento, quindi, tua mamma e tuo papà? Mia mamma mi osteggiava sempre, perché voleva che io comunque andassi a scuola, e mio padre invece mi spingeva, perché poi, prima di me c'era mio fratello che aveva già fatto questo sport, era stato campione italiano, doveva partecipare alle Olimpiadi di Monaco, poi un insetto gli punse il viso e gli fece uscire una mezza infezione, non poté più partire. Quindi mio padre mi invogliava a fare questo sport. Quindi partecipai a questo campionato italiano dei principianti, ma io sembravo già un professionista. Quindi io arrivai a questi campionati italiani, in finale già mi sentivo campione italiano. Avevo vinto già prima del tempo. E invece... E questa è la seconda regola, mai darci per scontati, sì, mai pensare che quello che noi pensiamo arrivi. Ma l'ho fatto, perché poi dopo ho fatto una chiara analisi. Perché io per 10 giorni, devo dire, mi chiudevo in bagno e piangevo tutti i giorni, non potevo accettare quella sconfitta. Poi a un certo punto mi sono guardato allo specchio e ho detto: ma quanto tempo vuoi andare avanti così? Perché non fai una chiara analisi? Perché hai perso realmente? E io dissi: ho perso perché ho sottovalutato il mio avversario, ho perso perché ho gonfiato troppo il petto, ho pensato a tutti quelli che dicevano che ero il campione, invece ho pensato di vincere prima, del tempo ho perso. E questa è un'altra grande lezione, cari affetti stabili, che l'umiltà è una delle prime cose. Ma sai perché? Perché io non avevo ancora capito chi era il mio vero avversario. Il mio vero avversario ero io stesso. Cioè? Ero io quello che dovevo battere, perché ero io quello che dovevo affrontare il match e dovevo stare calmo, non dovevo sentirmi già campione prima di salire sul ring. E fu una bellissima lezione. Da allora poi è stata una carriera sempre in ascesa. Ti riascoltiamo, 17 anni, un pupetto. Mezza di mattino vado a fare il footing, poi torno a casa, mi faccio la doccia, diciamo, e vado a scuola. Verso le 2:30, alle 3 esco, vado a casa a pranzo, verso le 4:30 vado in palestra. Faccio un paio d'ore di allenamento, torno a casa e studio. Il pugilato è uno sport che bisogna fare molti sacrifici per andare avanti. 150 incontri. 155. 155, quante medaglie, quanti 150 titoli? 150 vittorie. Stupendo, 155, 150 vittorie. Ha la stessa luce negli occhi che aveva 17 anni. E questo è un altro dei grandi segreti della vita. Sei anche andato a Sanremo, rivediamola. Nato Sanremo, ospite. Hai detto poco, però ospite. Un grande campione, Patrizio Oliva, dove sei? L'applauso a Oliva, dove sta? Ha parlato uno di Bolzano in sala. Ha detto: siamo pure che andava Patrizio. Fu la triera che t'hai incontrato, fu la triera tu l'hai ignorsi, t'hai voluto bene a te, tu mi hai voluto bene. Quanto c'è di Napoli nel tuo spirito? Quanto c'è? È tutta Napoli dentro di me. Cioè? Io sono la Napoli dei quartieri, sono la Napoli dei ragazzi che lottano per conseguire, per realizzare i propri sogni, perché io vengo da un quartiere diverso e quindi ho sognato e grazie alla mia grande volontà, perché sì, si sogna, ma poi vicino al sogno ci devi mettere la fatica, il sudore, sennò non si realizzano. E Napoli ha tante anime al suo interno e sono convinta. Pensate, che tu io ne mi mettevo davanti allo specchio a 8 anni e da solo mi proclamavo campione olimpico e campione del mondo. A 8 anni campione del mondo?
Ma davanti cosa... allo specchio, vieni, vieni allo specchio. No, prima di andare al nostro specchio magico, sì, so che tu hai un modo di dire gamba sinistra avanti, pugna avanti. Sì. Me la fai vedere? È un mantra che ho nel mio spettacolo. Vai, fammela vedere Dico, mi posizionare davanti allo specchio e automaticamente cominci a costruire la mia guardia. Gamba sinistra avanti, ginocchia piegate e pugni in alto. Perché? E dico, mi vede nello specchio, se no io mi riconosco. Perché? Gamba sinistra avanti, nella vita bisogna andare avanti. Mm-hmm. Gambe piegate, i problemi, le macerie, le difficoltà che ci accadono nella vita. Pugni in alto, la riscossa. Non bisogna piangersi addosso, ma bisogna lottare e andare avanti. Patrizio, fantastico. È diventato un mio mantra. Vieni, vieni, vieni allo specchio. Faccio sanzi. Specchio, vai delle mie specchio brame. Delle tue brame, sulla poltrona da barbiere. Io ci bella quelle di una volta. Noi. Un po' ci credi, però. È più bello del reame, anche o no? Allora. Peraltro, hai imparato da solo il linguaggio motivazionale, no? Oggi fanno corsi come, sì, di come darsi fiducia, come darsi coraggio. Tu hai fatto tutto da solo e questo ti rende ancora più speciale. Allora, vediamo la prima. Il primo filmato. I sogni son desideri chiusi in fondo al cuore, nel sonno ci sembra veri e tutto ci parla d'amore. Era Cristina D'Avena. È Cristina D'Avena, che c'entra? Perché i sogni sono desideri. Però, e tu è proprio quello che ci stavi appunto raccontando. Ha detto una cosa molto... Ce l'hai ancora un sogno o un desiderio? Ma guarda, io, come dicevo prima, quello che diceva Cristina D'Avena, i sogni sono desideri. Io li ho desiderati, i miei sogni li ho fatti. Come dicevo prima, mi mettevo davanti allo specchio e mi proclamavo da solo campione olimpico e campione del mondo. Ma la cosa bella è che io ho azzeccato anche la categoria di peso. Io non sapevo che sarei diventato un 63 kg e mezzo, potevo diventare 50 come 70, che ne sapevo io, pesavo 20 kg quando lo sognavo. E invece il destino ha voluto che io diventassi proprio campione del mondo di quella categoria, mi piaceva la categoria superleggeri, e il destino ha voluto che io diventassi campione olimpico e del mondo di superleggeri. Però, chiaramente lo dico sempre ai giovani, ai ragazzi, bisogna sognare, perché significa che noi alla nostra mente gli diamo un futuro motivante, però se non fatichi, se non sudi, nessuno ti regala niente nella vita. C'è una massima che mi ha accompagnato per tutta la mia carriera. Dio dona il proprio cibo a tutti gli uccelli, ma non glielo mette nel nido. Quindi dobbiamo andare a cercarcelo, quindi dobbiamo faticare. Molto vero, la tua famiglia. Sai, se sono Nilia, Alessandra, eccole qua, Marzia e Martina, hai una moglie e tre figlie femmine. Guarda qua, la faccio un martire, vedi? No, io e Nili abbiamo costruito una bella famiglia, ho delle tre splendide figlie, Alessandra, e poi ti dico anche Alessandra da bambina sognava di fare l'ambasciatrice, lei ha fatto il concorso diplomatico e l'ha vinto, oggi è vice ambasciatrice nel Ghana, ad Accra. Pensa che pensando a Poggio Reale e a quelle macerie, lei veramente ha studiato in modo brava, pazzesco, sì. E poi sono salita anche sul ring, no? Chi è che è salita sul io ring? Io tutti e tre ho fatto fare pugilato, non per fare agonismo, ecco, l'ho fatto fare per trasmettergli un'autostima, perché il pugilato comunque è uno sport che ti trasmette, ti fa, innanzitutto ti rende equilibrato come persona, a differenza di chi dice che lo sport a combattimento invece rende persone violente. Poi l'episodio, l'ultimo che abbiamo visto di quei tre criminali, ecco, con il povero bambino di Willy, quelli sono tre delinquenti che hanno usato la palestra solo per il proprio scopo, ma noi in palestra trasmettiamo ai giovani i valori dello sport, perché lo sport rappresenta sempre una scuola di vita, perché quando parliamo di il rispetto delle regole, il senso di appartenenza, lo spirito di gruppo, la solidarietà, il rispetto dell'avversario, che tradotto in senso civico poi non sono altro che il rispetto delle leggi, dell'ambiente e della persona in generale. Un buon sportivo, ricordati, sarà anche un ottimo cittadino. Perché poi c'è anche questo elemento dell'autocontrollo, anche molto importante. Sì. Terzo filmato, una grande maschera della commedia dell'arte. Per stare in argomento con l'ultima canzone, mi sono mettuto la maschera e puro il cupolone. E invece salutarvi col bacio e la manella, è bello voglio fare con ma Pollicinella. Pubblico rispettabile, fornuto,
avimmo noi senza tanta chiacchiera ci concedamma a voi. Sicura e persuasa la Venus Battimana, Taranto Pulcinella vi saluta. Cosa rappresenta per te? Ma pensa, sì, adesso il teatro con me c'entra perché è il mio presente e mi auguro anche il mio futuro. Pensa che io ho anche indossato i panni di Pulcinella, ho fatto uno spettacolo 5 anni fa e ho fatto più di 40 repliche in giro per l'Italia con un'altra attrice, Anna Capasso, e Giulio Brandi, un altro attore. Abbiamo portato in giro Pulcinella, ho avuto anche lì, devo dire, molti consensi. Cosa c'è di Pulcinella dentro di te? Proprio del personaggio Pulcinella? Ma devo dire poco, perché Pulcinella è un personaggio un po' ambiguo, un po' anche falso, e io non lo sono così, io sono una persona molto, molto schietta, molto, molto sincera. È furbo, forse quello ci può un po' accomunare, ma non mi rivedo in Pulcinella io. Non è questo, diciamo, un elemento di somiglianza, non è questa Napoli che tu racconti, quella che più ti appartiene. Patrizio, grazie per essere stato con noi, vieni, scendi poi. Ci tenevo soltanto a dire, se puoi dire tutto ciò che vuoi, certo. Che a gennaio sarò in scena con Gianfranco Gallo, porteremo a teatro un'opera di Harold Pinter, I Calapranzi, e quindi sarò con un grande attore, con Gianfranco Gallo. Grazie davvero e salutami Ciro. Grazie. Salutamelo tanto, Ciro.